Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Oggi è lunedì 11 marzo 2024, sono le 15:37, rigorosamente in diretta su Twitch per il caffè di live bianconera anche in questo lunedì. Andiamo. Non mi basta perché siete pochi. Forza, 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 forza. Perfetto, perfetto, perfetto. Salutiamo chi c'è già in chat, non vedo delle sub, sono molto scontento di questo. Spero che arrivino nel più breve tempo possibile. Partiamo con Samuele. Ciao Samuele, ciao a Filippo. Ciao a Daniele che mi chiede se Gotti o Semplici sarà allenatore del Lecce. Sarà Gotti, caro Daniele. Stanno trattando con Gotti, non ci sono problemi nemmeno con lo Spezia perché lo Spezia lo sta pagando eh, per la, la stagione passata. Non ci dovrebbero essere problemi, dovrebbe essere Gotti l'allenatore del Lecce. Ciao Filippo, ciao, ciao Oscar, base bidder. Ciao Bercio, ciao Andrea, ciao Antonio, buongiorno. 10 punti e siamo in Champions Force. Faremo pure un po' di tabelle perché ormai siamo al punto di fare le tabelle. Ciao Meimer, ciao Golosino, ciao Noman. Eh, buongiorno signori, Adoni Ligrana e non me merderi, cioè Jojo. Ascolteremo anche Sergio oggi. Ciao Nemesi, buongiorno LB, dato che non l'ho vista. Come stava la partita sessione per Max a parte della curva? Ne parleremo tra pochissimo. Ciao Nico. Ciao al reparto ABS. Ciao, Suan. Andate a leggere le parole di Pasalic, ragazzi. Ne abbiamo già parlato ieri. Se volete, ve lo ridico. Eh, Pasalic ha detto. Il gol che abbiamo fatto dell'1-0, che, che viene da un calcio di punizione come è nato, nasce da un nostro schema che però spesso non ci riesce perché le squadre avversarie ci studiano. Evidentemente qui nessuno studia. Eh, lo dice un calciatore professionista di Serie A che gioca nel Chelsea, nel Milan, nell'Atalanta. Non lo dice un deficiente di Twitch, lo dice un calciatore professionista di Serie A. Poi, evidentemente sarà un deficiente. Va bene. Ciao, Simons. Comunque, qui si parla troppo del rinnovo del non rinnovo o se resta dopo giugno. Ma in realtà, dovremmo parlare se, eh, se cacciarlo già prima della sosta o dopo la sosta, perché non ne vinciamo più mezza. Sono d'accordo con te ed è un tema che io eh, che mi trova perfettamente d'accordo. Ciao, Genzo, grande riscordata ieri. Ciao ancora, Spacekit Direttore. Ma cosa gli fa lei alle persone su Juventus? C'era un improvviso. Albanese critico della guida tecnica, come le travi a lei nessuno, io la prendo con sorriso, chiaramente questa, questo commento, ma sai perché? E mi ripeto anche di quello che ho detto nel post ieri sera. Perché a seconda delle piattaforme di riferimento, perché poi, chiaramente, una parte di questa live andrà su YouTube, si cambiano i giudizi. Qui, evidentemente perché c'è un rapporto forse più amicale, forse più diretto, c'è un'interazione continua, il Discord, eccetera. Mi conoscete, mi conoscete un pochino meglio e quindi sapete i, i miei pensieri, le mie ansie, i miei motivi, le mie esternazioni, conoscete perfettamente co come sono e quello che faccio. no? Evidentemente, ma è giusto che sia così. Su YouTube ci sono persone che ci scoprono oggi e improvvisamente io sono prono ai giornalisti perché non dici queste cose in live quando c'è, ma che, che cosa, dite? cosa dite? Ma pensate di stare a parlare? Eh, e va bene per ridere, per ridere. Io ricordo sempre che prima di, di, di sentirmi, forse per la prima volta, <ride> Simone Absim, che saluto se ci sta ascoltando, grande Simone, era un account YouTube molto moderato, poi la nostra frequentazione inizialmente, ma vi parlo di 2019, sono passati cinque anni, mannaggia la miseria, è diventato abbastanza no, tosto pure lui, quindi... La prendiamo sul ridere, una battuta. Ciao Galborn, ciao Forza Juve, anche lui. Eh, Villani che è combinato ad Albanese. Ciao a Nemesi, ciao a Terzino bloccato. Smitsiger, eh, Albanese nuovo un disagiato. benvenuto amico Juan, va bene. Oh, bravo, vedi. Ecco perché vi dico sabbatevi. Perché i soldi delle salve, non è che le uso per farme, no? Li uso per materiale che poi serve anche da... La... Ho cambiato le tende, sì. Affinché io possa stare con la finestra aperta. Ma senza che la luce eh, si, faccia, si faccia sentire e renda la mia faccia di cazzo ancora peggiore di quella che è quindi sì, ho cambiato le tende, assolutamente ciao Andrea, ciao Bernardo ciao Uno Rurale, ciao Andrea Sim, Seiva Dieppe, Paola ciao, vediamo ancora, ciao Emanuele ciao Gufo Inquieto da Nightclub, mi piacciono i Nightclub molto bene uh, poi Virgilio, Ivan Zeta, Fulmonti, Deligno, Valerio da salutare, Andrea, ciao sono pronto al 352 di Gotti. Non lo so se giocherà a 3, sinceramente, non lo so. Ehm, cosa scegli? Rinnovo di Allegri o Lecce in B? Ma vaffanculo, non rispondo assolutamente. No, voglio, voglio tutto io. Non mi accontento. Gli Allegriani si accontentano, ricordatelo, amico mio <ride> Gatti Allegriano. Non lo so, ragazzi. A Allegriano meno serve da salvare, ragazzi. Bisogna salvarci. Poi tra, tra mesi ci sa salutiamo pure Gotti. Gotti, non Gao, ho detto Gatti. Vabbè, ok. Uh, leggiamo ancora Heisenberg. Allegri all'esce non potrebbe teoricamente allenare perché è stato già sotto contratto con la squadra di Serie A uh, Sabatini in live now. Ho sentito 20 secondi e già mi vorrei pugnalare le orecchie, ma non lo ascoltare. Non lo ascoltare. Ciao Manu Manuel, ciao Gianni, ciao Simon. Allegri non può dare testate agli avversari, tra l'altro. Le zone erano di diversa, almeno nel comunicato. È giustificato dalla testata, non, non per le prestazioni, i risultati. No, la testata ce ne sarebbe da dire su Corvino Stanno, eh, ragazzi. Ce ne sarebbe da dire. Ciao, Juventus. Ciao, Ivi. Poi ho sentito la, oggi la conferenza stampa pre atalanta È stata una cosa vergognosa. Ne avete parlato? Sinceramente, no. Sinceramente, no. Poi, leggiamo ancora... Sì, sì, non ti preoccupare, Spesket, non ti preoccupare. Si comincia a scendere dal carro perché non arrivano i risultati, Spesket. È, è banalissima la cosa, è banalissima. Ciao Andreina, eh, amo le tende più, dice Nico, molto bene. Ciao Francesco, eh, Albanese su GB. Se non si vede un percorso di crescita, loro non hanno buttato. Io dico che sono tre anni buttati, ma ne parleremo. Eh, ciao Fillox, demo e basta. Direttore, sono di Milano, interista. Qua girano voci di Alessandro Inter a giugno a parametro zero. Uh, beh, vi siete sucati a Samoa. vi siete sucati uh, no? Eh, già diversi Quadrato. no? Non, 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 fa non, non gioca più quadrato nell'Inter, non mi sorprenderai se Marotta andasse su Alexander, non lo so sinceramente, non ti so dire se la cosa sia vera o no. Ciao ancora Seiva Dieppe, Zazzaroni ha detto che la Juve non ha Copminers, sì, l'hanno detto tutti ieri in coro, tutto sport, eccetera oh, vi ripeto quanto vi ho detto ieri pomeriggio nel 2018-19-17 si faceva il discorso per quanto riguarda la Juventus che doveva vincere la Champions con se non prendiamo Messi o Ronaldo e non si può vincere la Champions, non si può vincere la Champions, la vincono solo Messi e Ronaldo. O prendiamo Ronaldo, li facciamo fa meno gol con Allegri rispetto alle stagioni precedenti e da quel momento in poi né Messi né Ronaldo vince la Champions. Guardate un po' com'è strano il calcio. Guardate come strano il calcio, il lavoro ci deve essere! Poi i calciatori, anche i calciatori che vanno messi al servizio del lavoro di un progetto tattico del, della squadra, dell'allenatore, non i calcia solo calciatori. Se i problemi delle squadre venissero affrontati e risolti solo col calcio mercato, il Paris Saint Germain, ragazzi, sarebbe campione d'Europa per la settima volta consecutiva. Non è così. Non è così le questioni mercato vittorie sono cacate sono cacate che vi raccontano poi certo bisognerà intervenire sul mercato certo si farà una squadra congeniale alla guida tecnica ma se alla base non ci sono idee che cazzo di squadra vuoi fare ma che squadra vuoi fare come lo miglioriamo ragazzi facciamo finta che resti allegri che non resta mi fate mi fate eh... Ditemi voi, ditemi voi, come miglioriamo il 3-5-2 di Allegri. Come lo miglioriamo? Mi dite voi, quali giocatori dicono, ci fanno fare un salto di qualità e ci fanno vincere lo scudetto? M mi, fate, mi fate questi nomi? Prendibili, eh? Prendibili sul mercato? Fatemi i nomi. Berardi? Minchia! Chiaramente so che stai provocando. Vesino, Cross, Vesino? Pogba, Lukaku? Vabbè, stare tutti... State tutti scacando, scacando adesso, lo so, lo so, lo so. Capito ragazzi, capite? Ma chi risolve i problemi di sta squadra? Il grosso bluff che stiamo capendo, e qui dato che sono da solo per ora, mi approfitto, perché vedo Craft che è, vedo uno schermo nero. E Craft non so che problemi abbia a forza di linea, non lo so. Sapete ragazzi cosa, cosa esce fuori? da questi tre anni di Allegri bis sapete cosa esce fuori da questi tre anni di Allegri bis è che senza un costruttore senza qualcuno che gli ha messo in mano le chiavi e le chiavi sono Bonucci, Barzalli Chiellini, Buffon Buffon però è un portiere, lasciamo stare ma dei tre un sistema difensivo affidabile Affidabile perché di quelle, ragazzi, la chiave di quei nove scudetti che vi piaccia o meno, io ci metto dentro il primo anno di Andrea Pirlo. Giocatore immenso, immenso, e l'impostazione difensiva, ovvero sì, eh, ogni tanto riusciamo anche, ci dobbiamo anche chiudere e fare il blocco basso, ma noi abbiamo una solidità granitica. Una solidità granitica, sappiamo cosa fare col pallone quando siamo in uscita. Abbiamo tre linee di passaggio sempre quando impostiamo da dietro. Quelle cose te le dà un allenatore, quelle cose te le dà un allenatore. E lui ha campato per anni. Non sto dicendo che non è stato bravo perché è stato bravo, perché ci vuole. Eh, un lavoro di un certo tipo, dal punto di vista della cabeza, della testa, è un lavoro tattico, ma il lavoro tattico se l'è già trovato pronto. Lui Allegri è stato bravo, e chi lo nega è un deficiente, e ve lo dico io che non sono allegriano: è stato bravo a dire sì, bravi, usiamo questo sistema, usiamo questa impostazione tattica, ma. Siamo più liberi davanti Siamo un pochino più liberi Un po' fricchettoni nel, nel, nel modo positivo del termine Nel modo positivo del termine Io Di mio tatticamente Ci metto Un pizzico di follia Un pizzico di follia Ma se non hai le fondamenta Non costruisci nulla Questo discorso Andatevi a prendere Io farei oggi sapete cosa Ma non lo farò perché vi voglio bene non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare il caffè di Lai Bianconera. Vi manderei in onda il caffè di Lai Bianconera del maggio 2021 quando torna e io vi dico, ragazzi, senza, senza la pappa pronta a livello di impostazione difensiva, Allegri sarà un flop, sarà un enorme flop. Se c'è Michael Crisci in chat, se c'è Michael Crisci, anzitutto lo saluto. Po, può dirvelo lui quanti messaggi in privato ci, sta, ci mandavamo. Io dicevo, e eh, ripeto, non temo smentite. Non temo smentite, addirittura sbagliando in parte, l'operà come floppò Fabio Capello che tornò al Milan. Non ha floppato così tanto perché c'è una differenza abnorme tra la potenza economica della Juventus che può permettersi di andare a prendere Dusan Blavic sul mercato a gennaio, e le altre. C'è grossa differenza economica, c'era anche, anche troppa, anche troppa. Non ha floppato così tanto, ma non ci andiamo tanto lontani, eh. semplicemente perché il livello della Serie A oggi è basso, negli anni 90 era molto più alto. Se fosse tornato con una Serie A degli anni 90, ragazzi, ma scordatevi la, la, la Champions del, 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 della qualificazione in Champions del primo anno, scordatevi che fosse arrivata terza sul campo nel secondo anno, ottava-nona sarebbe arrivata, eh. Ve lo dico, ottava nona. Ottava nona. Anzi, cosa resta di questa stagione? Cosa resterà di questa stagione? Sapete cosa resta? Sapete cosa resta? Sempre il solito percorso. Il percorso di iniziare un po' a, a giochicchiare, poi la partita in cui prendi un'imbarcata casuale. Eh, a Sassuolo e eh, fu Manchester fu Genova negli anni passati. Poi il so quanti, quanti ne abbiamo visti, ancora ci cascate, a me quello da fastidio di sta stagione, che ci, che ci siete cascati e parlate è stato l'Empoli, è stato l'Empoli, il cattivo Empoli a dare la scossa emotiva e negativa a sta squadra. Ma quale Empoli? Ma quale Empoli? Ma l'avete vista come giocava prima? Ma che poi vince un campionato così? Può essere competitivo così e giocare così a cazzo di cane? Ragazzi, io oggi mi tolgo un sassolino. Mi, mi tolgo un sassolino dalle scarpe. Riprendetevi, oltre alla live del 2021, il post partita sta su YouTube. Le Juventus. Io stavo in macchina. Stavo in macchina 0-3 finita la partita per la Juventus. E io vi ho detto, ragazzi, la Juve ha giocato male. La Juve ha giocato molto male. Rosicone, fai così perché prendi tre gol. Non capisci un cazzo. Vediamo ved vedrete che competeremo eh, perché, perché gioca così. Dove cazzo competi? Ma dove competi. E vi ho sempre detto: riprendetever le live dopo Frosinone, dopo Frosinone dico che è un cane di allenatore, che è un cane, che è un cane che. Sta semplicemente sguazzando con le prodezze statistiche e statistiche balistiche dei giocatori che ha, ma non c'è nulla di suo. Non c'è niente. Manco blocco basso sa fare sta squadra, ragazzi. Non sa manco fare blocco basso. Non lo sa fare il blocco basso. La Juventus è scarsa dal punto di vista difensivo. Vi, vi entra sta cosa nel cervello o oh no? Ma la Juve difende bene quando era che non prendeva gol, fino a due mesi fa difendeva bene per voi la Juve, quello è difendere bene per voi, è difendere bene quello per voi. Ragazzi, non capite nulla di calcio, mi dispiace, non capite nulla di calcio, quello non è difendersi bene, è difendersi in tanti, fare le barricate, non è... no, 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 no Tirzan, 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 no, 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 no non ti sto parlando, oggi è troppo facile, oggi è troppo facile, è troppo facile ragazzi! No, dovete dirlo prima. Non dico a te, Tirzane. Eh. Dico in generale. Prima difendeva male. E oggi difende male. Quanto difendeva male prima? Prima difendeva male. E oggi difende altrettanto male. E cosa cambia? Che prende due gol? E grazie al cazzo. Prima o poi non c'è il palo, la travezza, Scesni. Non ti salva mica sempre il, il culo. La bravo, anzi, non è culo. La bravura dei due giocatori la bravura, perché scesi è un grande portiere. Ma ci siamo, ma, ma l'anno scorso, ragazzi. L'anno scorso. Perché vedete, le stagioni si somigliano sempre, sono tutte uguali e i punti saranno pressoché simili, primo anno, secondo anno, terzo anno, simili, uguali, non cambierà un cazzo. Non cambierà niente. Abbiamo un punto in meno, magari finiremo con un punto in più, due punti in più, quello che sarà. Partenza un po' così, fricchettona. Devasto di qualche giornata, poi la mannaia. Tutti dietro. tutti dietro. E l'anno scorso, mi ricordo, mi ricordo Cremonese e Juventus. Ve ah, la, la faccio vedere, ragazzi. Ve eh. la faccio vedere. Porca troia, quando vinceva la striscia di 1-0. La striscia di 1-0, non ve la, la siete scordata? La Cremonese. Tutte queste partite, qui due anni prima, mi ricordo un meme della Juventus. No, di Ever che Giventino, no, della Juve della Juve, della Juve che fa 4-1-0 di fila, mette i risultati delle partite, la faccia agli allegri. Cortomuso. Ve le siete scordati già, io non mi dimentico. Non mi dimentico. Cos'è cambiato? L'anno di crescita. Cosa? Qual è la crescita? Qual è la crescita, ragazzi? Qual è la crescita? Non c'è crescita, perché non c'è impostazione. Non ci può essere crescita senza gioco. Non ci può essere crescita. Ci raccontiamo cazzate da tre anni i risultati empoli, empoli, il cattivissimo Empoli. Che ragazzi, da Empoli ve lo dico è passato più di un mese. Più di un mese è passato. E eh, che c'hanno in testa? Con un impegno a settimana. Che c'hanno? Eh, eh, Davide Nicola in testa. Manco Kraft c'è Davide Nicola in testa tutto il giorno. Manco Kraft. Manco Kraft, ma, si ma siete seri? Ma quando parlate di calcio, mi riferisco ai soloni dei giornali, dei media, dei poltronari da salotto televisivo. Ma seriamente le pensate queste cose? L'episodio l'espulsione di Milik, Udinese, Verona, Frosinone Pr la vinci perché quell'altro fesso fa il cambio. Non la vinci, non mi c'è Oh ragazzi, la Juve non meritava di vincere ma con Frosinone, eh? Non meritava di vincere ma con Frosinone. E stiamo parlando della stessa stagione da tre anni, hanno uno, due, tre, meno uno, meno sei, meno cinque. Oh. Ma se resta Allegri, ripeto ancora, ma che va aspettate? Non resta, non, vivo, non vi terrorizzate. Non resta, non resta. Ma cosa prendi sul mercato per migliorare? Cosa prendi? Prendi Milinkovic Savic, vinci il campionato perché prendi Milinkovic Savic. Non avete capito nulla. Non avete capito nulla. Non avete capito nulla. Non ca prendi Cop Miners, vinci il campionato perché prendi Cop Miners. <ride> Ragazzi, siete fuori strada. La Juve, il prossimo campionato, può lo e lo ribadisco dopo ieri, può lottare per vincerlo. Può lottare per vincerlo se azzecca l'allenatore. E non è detto che, attenzione, non è detto che sia Tiago per forza, per me sì, ma non è detto, non è detto. Bisogna capire come si rapporta, se è bravo a gestire la grande squadra, per me è perfetto. Io firmerei ora. E forse anche Giuntoli, e forse anche Giuntoli. Ma vediamo, valutiamo, senza giudizi sommari e senza partire con le trombette, perché le trombette le hanno altri. No? E allora si parla di oddo Allecce lecce? No, non credo proprio. E allora, e allora la Juve il prossimo anno può competere. Può competere facendo un minimo di player trading. Per me, potrebbe competere pure con questi, pure con questi, ma avendo le coppe. Avendo le coppe è meglio se la rotazione la giusti un pochino, anche perché ci sono dei pesi morti. Pesi morti voluti dal tecnico. Pesi morti non che sono caduti dal cielo. Non sono caduti dal cielo i pesi morti. Tutti voluti dal tecnico. De Sciglio, Esciglio, De esciglio, rinnovo. A... Vi ricordate? Ma io oggi faccio la live tutta così. Oh. Il rinnovo di De Sciglio è descritto come un sacrificio del giocatore che sposa la causa. Dell'allenatore e della Juventus, e si abbassa lo stipendio e grazie al cazzo che se lo abbassa non gioca mai. E che cosa fa per guadagnare quei soldi? Non gioca mai si abbassa lo stipendio. Grazie, Mattia, che ti abbassi lo stipendio, me le ricordo tutte. Me le ricordo tutte, Alexandro. Alexandro, e perché Alexandro c'ha il rinnovo automatico? Perché qualcuno gli fa raggiungere le presenze. O me sto sbagliando? Mi sbaglio? No, ditemelo voi. Mi sbaglio? Ah, ma è scarsa la rosa. E perché è scarsa? Se è scarsa. Per me non è scarsa. Perché è scarsa? Perché qualcuno ha fatto delle scelte. Sono sei milioni, Ragazzi, sei mi Alexandro. Alexandro. Mo se, se, accenda, se accende Alexa, annaggia la buttana, Prende 6 milioni. Andate a vedere quanto prendono... Eh, quanto prende Karascelia? Quanto prende Carascelia? Prende sei volte tanto Alessandro rispetto ad, 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 a Karascelia. Bravo Daniele Rabbio prende sette Ma quali sette? Con il bonus arriviamo a 10. Non stiamo parlando. No no, 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 quali sono sette? Ma, ma, ma fossero sette? Arriviamo vicini. Vicini ai 10, eh? arriviamo vicini ai 10. Forse più, il più pagato, forse è il più pagato della serie A. Forse è il più pagato. Forse Vlaovic in testa, non lo so. La rosa è scarsa. La rosa è scarsa. La rosa è scarsa. Per firmare un anno. Per firmare un anno di contratto con quella manfrina che abbiamo visto quest'estate, non è che firma a gettone a meno. No, col cazzo! Col cazzo! Un parametro zero, lo paghi sempre di più. Lo paghi sempre di più. Auguri alle altre, anzi, auguri alle altre. Prendetevelo. Vi auguro un grande europeo, io, Arrabio. gli auguro un grande europeo. Auguro anche una buona giornata a craft se mi dà il segno che vuole entrare. Ciao, buona giornata a tutti. Sentite? Eh, senti. Aspetta, ti sento basso. Mi senti basso? Ai 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 ai. Allora, vediamo un po' le impostazioni Mi senti? Sì, 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 vai Perfetto, come stai carissimo? Bene, bene, volevo, volevo Stavo un attimo finendo una cosa qui a PC prima di entrare um, Volevo rispondere Se me lo concedi a un po' di cose Che ho letto nei commenti alla live Su YouTube caricata su Assolutamente, prego, a lei. Di ieri ho letto un sacco di commenti, quelli più antipatici, eh, perché poi in generale ognuno ha il diritto alle proprie opinioni, però ieri ho sentito: uh, ma dove l'hai visto questo ottimismo? Dove li vedi questi buoni giocatori? Ragazzi, guarda, io voglio, voglio, ritorno sempre lì all'esempio del Napoli. Se il Napoli non avesse avuto l'anno scorso, se non ci fosse stato l'anno scorso del Napoli e questo fosse. Se la stagione 23/24 fosse la prima stagione al Napoli di Lobotka, Ankhissá, Zielinski, Schelia, Rapmani, Juan Jesus, Mario Rui, Mattia Oliveira, che giudizio avrebbero dato? No, io non parlo de della stampa i tifosi napoletani stessi cosa direbbero di questi giocatori che l'anno scorso hanno vinto lo scudetto a po' non... cacci i soldi che devono arrivare i fenomeni questo, questo. perché non è che tutto il, tutto uh, il mondo è paese eh? sì, io non nessuno pensa seriamente che un allenatore possa trasformare un giocatore da da banda Mbappé. Ok? <ride> a16, eh, a16. Eh. Uh, <ride> nessuno pensa questo. Ma quando quando, mette, quando valutate i giocatori, ricordatevi la differenza che può fare il contesto. La differenza che può fare il contesto. Immaginate, io quando dico che McKenny. Il, il flex su McKenny per dirne uno, prescinde dal, dal contesto in cui gioca McKenny, perché McKenny Guardatelo giocare. È un giocatore che ha i tempi di inserimento. È un giocatore che sa occupare bene gli spazi. È un giocatore che sa anche rifinire le azioni. È un giocatore che di testa le prende tutte in area. È un giocatore che, che, che volendo, quando, quando vuole gli scappa anche il dribbling. Non è, non è un triplatore, chiaramente, però è uno che, che gli scappa anche quello quando gli capita. Guardate il, le caratteristiche di McKenney. L'unica cosa che noi lo dicevo ieri sera nel post. L'unica cosa che noi ho visto ancora fare e su cui probabilmente potrebbe migliorare è il tiro da fuori. È il tiro. La conclusione da fuori, ok. Ma questo discorso delle caratteristiche, vale per McKenny, vale per Locatelli, che è un altro che. Uh, io Locatelli, vorrei fare un discorso ah, su Locatelli prima. Eh, che... Locatelli ormai se ne, dice, ah. se ne dicono di tutte su Locatelli. Vale per, per Miretti, che è un altro preso. Tantissimo di Mira adesso anche per Healing. Perché ho visto che se la prendono anche con, con Healing allo Schalke e McKenny nasce terzino. Sì, ha fatto anche quello: sì. que sì. quando io ieri nel post partita sono entrato, che ho detto, sono, sono felice, sono, sono, sono ottimista. Non, non dico che, che sono ottimista per la partita che ho visto, perché, chiaramente, come contro il Napoli, è una partita tra due squadre brutte. l'Atalanta la, Totalmente scoppiata, sono d'accordo. Molto deludente. L'Atalanta, sinceramente, sì. L'Atalanta è scoppiata, ma a parte questo, quello che dico, quello che il mio ottimismo di ieri sera deriva dal fatto che vedo giocatori con cui è possibilissimo giocare a calcio. E se io devo immaginare un altro allenatore in questa squadra, e nello specifico, se, se questo altro allenatore dovesse essere Tiago Motta, io vedo già una squadra adatta a lui. Eh, C'era una domanda. Sì. Allora, dato che qualcuno si è sabbato con questa domanda. Allora, rispondi... ringraziamo la e li rispondi a questa domanda, giusto per giocare, però veloci ragazzi. Allora, prima era domande off topic, prima, prima ancora era Hello Vav, si, mo', si chiama You Amore Mio, è più romantico. Quale sarebbe la formazione titolare della Juve con Tiago Motta? Dai, fammela al volo. Chiaramente non sarà quella perché ci sarà il mercato, ci saranno altre cose. Poi, grazie, Vevi, 5 mesi con Prime e Battai, livello 1-20 mesi. Grazie mille, ragazzi. Rispondiamo velocemente, ma giusto? Veloce, ragazzi. veloce sì. veloce, veloce. Tranne tra due, tra due, sono tutti giocatori di proprietà. Ok, Danilo, Bremer, in Importa Scesni, Danilo, Bremer, Calafiori, Cambiaso. Alcaraz, Locatelli, McKenny, Ildiz, Vlaovic, Chiesa. Ti, ti, dico anche, ti dico anche i sostituti. Vai. Bremer. No, che Bremer. Um, oh, uh, Giallo, Heusen, Facundo, Gonzalez. Un terzino si può prendere. Ok, su quello avete ragione. Miretti, Fagioli. Il modulo, modulo 431? 433-4231. È, è la stessa cosa alla fine. Giallo Eusen Facundo Gonzalez terzino sinistro. Mettetelo voi. No, Eusen fa il titolare. Non credo proprio. Poi parliamo anche di lui. Se volete, perché ieri c'è da dire. Miretti. Fagioli nonge, nonge. O se volete prenderne un altro di, di centrocampista. Non importa, Iling Milik Sule questo che finisce. Di... Gatti. Che fine fa? Ma fu. Gatti, lasciatelo stare ok, ok, mettiamoci anche Gatti, fa, fa, tutto fa brodo. Raga, Bro, brodo di gatti. No, scusa, brodo pronto, di gatti. Sì, Solo a Vicenza possiamo gli i vicentini, Esatto. <ride> I, I giocatori ci sono. I giocatori con queste squadre che, ho, che ho questa squadra che vi ho elencato, vi assicuro che si può giocare a calcio. Vi assicuro che si può giocare, ve, ve lo prometto. Mi, mi prendo sì, io, non sono un allenatore, ma vi, mi, vi, vi prometto live bianconera è in grado di assicurarvi che questi giocatori sanno giocare sei, a calcio io rilancio io rilancio con si può anche che... vincere, come no? no, non lascia stiamo vincere vorrei fare un discorsetto su un giocatore non è il mio giocatore, allora, premessa non è il mio giocatore preferito così già tagliamo la testa al Toro io sono abbastanza certo qualunque allenatore verrà alla Juventus, facciamo finta che sia Tiago Motta, come ha detto anche Miguel precedentemente al Caffè di LB qualche settimana fa, riparte da Manuel Locatelli. Oh, certo, eh, diciamolo, Sono eh, diciamolo. straconvinto. Sono straconvinto. Scarzo, eccetera. Anche qui. Io, io, io il problema, sapete qual è ragazzi? È un problema di memoria storica questo. Perché siamo, essendo noi abituati a vedere tutte le settimane un calciatore sotto una guida tecnica con un determinato contesto, ci rendiamo conto che quel giocatore è quello lì, ma non è quello lì per forza. Non è quello lì per forza perché abbiamo certi bisogni. Guardate Pellegrini oggi, guardate Botca guarda, certo. quest'anno. No, guardate, ve lo dico su un giocatore che non mi piace. Ve lo dico su un giocatore che io disprezzo e che l'anno scorso non, non ho mai accettato come colpo di mercato. Paredes. Guardate Paredes oggi. Guardate Paredes oggi e guardate Paredes guardate Paredes oggi. Con Mourinho e Allegri, due allenatori pressoché oggi simili. Paredes A me non piace Paredes, ve lo dico. Io lo chiamo medio-man, non ha mai spostato nulla Paredes. Ma è un giocatore con un senso. Non ha fatto una grande partita ieri Paredes, nota margine, però sta facendo da, da 40 giorni, 50 giorni abbastanza bene. Dai, sa, no, ha fatto delle partite che sembra il Busquets Prime, dai, nell'ultimo okay. mese con De Rossi. Rapportiamo anche al valore degli avversari. Sì. Rapportiamo, poi non mi fa l'errore. Eh. Non, che non siamo... prima o po poi... Per perché prima o poi no? To, eh, fronti Liverpool e poi magari fa bene, magari no. Detto questo, detto questo sono abbastanza certo. Ma la prova saprete quando ce l'avremo, non c'è manco da aspettare agosto. Ragazzi, tra tre mesi ci divertiamo sarà divertente, ci sono gli europei. Ci sono gli europei. Vediamo chi dagli europei. Vediamo Locatelli, anzi vi arrivo, vi arrivo c'è da aspettare due, due settimane se, se giocheranno non lo so se non faranno eh, non avranno infortuni politici eccetera chiesa che gioca contro l'Ucraina e gioca le altre partite da settembre ottobre novembre nazionale è lo stesso giocatore è lo stesso giocatore ragazzi Boccatelli è lo stesso giocatore è lo stesso vi ripeto, su Chiesa io già mi tocco un po' il cuore. Io sono un fan di Chiesa. Mi piace quel tipo di giocatore che è. Mi piacciono i giocatori che prendono la linea di fondo, che sono rapidi, che hanno lo strappo. Mi piacciono, sono fan di quei giocatori lì. Un po' anarchici. Un po' anarchici. Parliamo di Locatelli, che non è, un gio... non è tra i miei giocatori preferiti in assoluto. Non lo è, è un buon giocatore. È un buon giocatore. Locatelli nazionale, lo stesso giocatore. Fa, ecco, ma la domanda principale è un'altra. Fa le stesse cose, ha gli stessi compiti, quasi parla sempre di punti, di risultati. Parliamo di cosa fa in campo questa squadra. Parliamo di giocatori rapportandoli alle caratteristiche e al sistema in cui giocano. Locatelli viene da. Ma, 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 ma che speziamo? Una... Ragazzi, una lancia a favore di Locatelli. Locatelli era il perno del Sassuolo di De Zerbi. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che ci arriva agli europei perché è raccomandato da chi? Che veniva da fallimenti al Milan. Da, da, da anni fallimentari al Milan al poi, Milan. poi posso, Fabio, Fabio, posso dire una cosa perché se poi l'anno prossimo verrà un altro allenatore e col nuovo allenatore Locatelli continuerà a essere il Locatelli di Alessandria allora la prova provata che non va bene eh, eh. allora certo. sì, certo. allora dico ok abbiamo un problema certo. cerchiamo qualcuno di meglio Assolutamente. però finché, se, se il contesto è questo io non, non posso giudicare nessuno neanche Locatelli che comunque è un giocatore importante a prescindere dal contesto perché poi tra le altre cose si può dire che Locatelli per quello che gli viene chiesto, stia facendo male? Fa il centrale difensivo, che deve fare? Altro? Che deve... Si può dire che stia facendo male il compito che gli viene assegnato? Io non io, credo. Per me, per, me, Ale, per me, questo discorso è complesso da affrontare perché io ho una mia idea. I giocatori della Juventus non hanno dei compiti. I giocatori della Juventus sono dei corpi. Io ve lo ripeto da tre mesi, da quattro mesi. So sono hanno delle posizioni. Dei... Sono, sono, no, 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 fanno massa, fanno massa con uh, il ginocchio, con la tempia, con il braccio, con il petto, fanno massa. Eh, ci sono quelli che gli allenatori che no eh, fanno distinguere i calciatori dai propri, dai pro dai propri compiti in campo. Cosa, cosa fa in campo? Oggi, ragazzi, noi parliamo di calcio fluido in modo anche un po' canzonatorio per esempio anche in una squadra che non sta facendo benissimo, il Milan il Milan per esempio, Teo Hernandez è un terzino classico, fa solo il terzino, va anche dentro il campo Teo Hernandez, ma anche la Juventus Cambiaso, lo vediamo spesso ieri fa un bellissimo gol tra l'altro Cambiaso Sta facendo Cambiaso è un giocatore speciale Cambiaso non me lo dovete toccare Sono, sono, sono d'accordo pe, pe, Però Scusa, per, però, Fabio, per un dire sì. No, su Cambiaso voglio dire questo Un giocatore speciale secondo me è anche una persona molto intelligente Perché non, non è Intelligente in che senso? In senso cal calcistico Perché non è scontato che un giocatore Anche bravo Sia anche uno che ne capisce secondo me Di, di calcio eh? Non è per nulla scontato stai, par stai parlando di ex calciatori che hanno militato la Juventus No, io... no adesso, adesso veramente lo dicevo senza malizia, però non è, scontato che un... non è scontato che un giocatore anche bravo sia anche un bravo teorico. Non so se, se, se mi spiego. Secondo sì. me, è Cambiato è anche un, una persona intelligente da quel punto di vista. Io, ragazzi, vi ripeto, molti di questi. Poi non vi sto a promettere come fa Craft, fa campagna elettorale, il signor Craft alla Berlusconi, taglieremo lici, eh, eccetera, eccetera. Ma sono abbastanza certo che almeno non tutti, perché non pe magari facciamo finta di una cosa, magari Tiago Motta o Palladino o fammi un altro nome di emergente, dai, Tudor, Tudor, a livello caratteriale non si prende con... Due giocatori di questi 7, di questi 10, di questi 11. Può capitare come rapporto, ma non funziona. E soprattutto, prima che ringrazi la sala, no, no, no. Ma aspetta, aspetta. No, fammi finire. Ma sono certo le prendiamo 11. 7 cambieranno la testa in campo. 7 verranno ristabiliti come calciatori. 7 su 11. 7. Pronto a scommettere quello che volete, eh? Poi ne parliamo il prossimo anno, 11 marzo 2025, ne parliamo. Dimmi, craft. Posso dire anche un'altra un cosa? Gli allenatori che hai appena elencato sarà perché saranno alla loro prima, alla loro prima esperienza su una panchina grande, gi giustamente essendo giovani. Ma i giocatori attuali della Juventus firmerebbero per averli non scuoterebbero Scherzi, certo. la testa così a bordo certo. campo direbbero questi certo. siamo Sa sono 11 giocatori che avrebbero il piacere di allenare e l'onore anche quasi, mettiamola così, di allenare ma sono sta scherzando? Ma... perché Tiago Motta, Locatelli al Bologna ci mette la firma per averlo senza porca nulla a Proiler, ma, Ramoro, porca a ma porca eh, miseria misteri. No, ma, ed è il motivo Beh, buona osservazione Craft ti faccio i complimenti ogni tanto toccano anche a te <ride> Perché dice bene un allenatore emergente che si siede sulla panchina della Juventus o del Milano o dell'Inter, non è un allenatore con la lista della spesa da andare a comprare al mercato, già fermato, in cui magari abituato. Ragazzi, io mi ricordo quando Mourinho andò all'Inter, la lista della spesa si presenta Mourinho. Murigno eh? perché era allenato il Chelsea. La Roma si presenta. Qual stare la spesa? Mi prendi questo, questo e quest'altro. Perché allenato il Real Madrid? Allenato il Tottenham, allenato il Manchester United. Romotta, Tudor Palladino, non si presentano. La lista gliela fa già preconfigurata il, il dirigente. e Mica se fa la lista della spesa, ma stiamo scherzando. Anzi, sono loro che devono. Trattare bene il materiale che hanno e tutto il contrario, ecco perché la Juventus sia per motivi economici che sono importanti, ma soprattutto per motivi progettuali, ecco perché cambierà l'allenatore, non perché a Villani non piace il prelo, non piace il blocco basso, se ammesso che lo sappia fare bene, eccetera, eccetera, ma perché bisogna ristabilire una scala gerarchica. Io sono un dirigente, io ti faccio la squadra, la facciamo insieme magari. Ti serve un terzino fluidificante con i piedi buoni? E ne... Decidiamo sulla lista di dieci nomi. Non che tu mi dici andiamoci a prendere Carvajal e prendiamo Carvajal. Non funziona così. Non funziona così. Quindi, quindi tenete bene a mente. Tutti questi discorsi teneteli bene a mente, teneteli bene a mente e non vi fate prendere in giro ancora una volta con i titoloni, con i soloni, con i proclami Prendiamo cop miners e vinciamo perché abbiamo cop miners, perché è una cazzata. E non perché no... attenzione, non perché non mi piace cop miners, adoro cop miners, adoro cop miners. Se la Juventus è brava a prenderlo, complimenti alla Juventus che lo prende. Certo, mi verrebbe la di Oggi, se cacci 60 milioni, sono bravi tutti a prendere Coop Miners. No. Che, quale, quale abilità ci... Dai, Un po'. Non dico che rimarrei deluso perché me lo prende. Coop Miners devi prenderlo dalla Z, non dall'Atalanta, diciamo così. Certo. Che già comunque dalla Z era uno, comunque era un nome certo. chiacchierato e non era esattamente proprio uno... L'abilità di un dirigente, ragazzi, io la vedo, la inquadro, quando... Sa beccarmi, vi a 12 milioni. Non al Bayern Mono, ve lo prendono già bello fatto, finito a 40. Così sono bravi tutti e soprattutto non rispetti il mandato che è tagliare i costi. Tagliamo i costi, facciamoci i calciatori. Io casa. prima ho fatto questo nome qui, ma perché già è uno che c'è già. Però il, il tipo di idea sarebbe quella di prendere l'Under 23 che viene dal Belgio, che viene dalla Francia, che viene dalla Serie B inglese, così così. Certo, ci sono un paio di... Money. Money, 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 money. Allora ringraziamo Draghetto Magico, fa un anno con la Bianconera utilizzando il Prime, grazie mille. And Guli, grazie mille Andrea, un grande abbraccio Andrea. 33 mesi, ci scrive infine, uscimmo a rivedere le stelle, speriamo il prima possibile. 33 mesi con Amazon Prime. C'è qualche messaggio che vorrei leggere per aprire un po' di dibattito, ci dice Claudio. Eh, il lo sospenderei come facemmo con Krasic. Quando arriverà un allenatore capace di farlo rendere nel suo ruolo e lui non saprà farlo, allora ne riparleremo. Sono d'accordo. Ad oggi i giudizi tecnici giudiziari Juventus sono sospesi perché da tre anni in campo non si sta facendo nulla. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Se poi ho la prova, provato. ragazzi, vi faccio un esempio di giocatore che a me o io ho sempre detestato anche quando giocava la Fiorentina e quando lo prendemmo. Bernardeschi. Bernardeschi, a me non è mai piaciuto quando lo prendemmo eh, prendendolo anche a 40 milioni dalla Fiorentina. E eh, vabbè, primo anno con Allegri, qualche, qualche sprazza ha fatto, ma me floppa con Allegri mi floppa con Sarri e me floppa con Pirlo sei un flop sei tu un flop tre allenatori ha cambiato tre allenatori tre allenatori anche diversi tra di loro no se floppi fai tre su tre non c'è niente da fare <coughs> voglio vedere con altri voglio vedere questo discorso applicato ad altri calciatori eh, ragazzi diamo Diamo a questi calciatori un nuovo spartito, dei nuovi compiti. Non tutti saranno in grado di svolgere quei compiti. Eh? Non tutti. Io vi ricorderò sempre il caso di Claudio Marchisio. Marchisio, ragazzi, ma, ma vi ricordate che cosa. Ragazzi, Claudio Marchisio è stato per un, per un po' di tempo, non dico un passo, ma sicuramente lì per lì per andare al Milan. Di Allegri, tra l'altro, ironia della sorte. Il Quindi, problema di Marchisio. Come... No, poi, poi Marchisio, tra l'altro odia odiato, eh? Io, me lo Io, ragazzi, stavo su vecchia signora tutto il giorno, facevo cazzo tutto il giorno, vecchia signora, tifosi bianconeri, forum. Ma cosa vuoi vincere con Marchisio? Con questo Marchisio? Gerard dobbiamo prendere! Gerard! Senza nulla togliere a Gerard, ovviamente. Mettilo in mano, Marchisio. Da Del Neri, da Zaccheroni, da Ferrara, lo dai a Conte? Vediamo poi. Vediamo. Bonucci, ragazzi, non vi piacerà? Parliamo di Bonucci e Chiellini l'anno del Neri? Ne vogliamo parlare? Parliamone. Parliamone. Le si definivano Bonucciate le, 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 le robe che faceva. Le Bonucciate. Poi Bonucci credo che abbia avuto un discreto successo Nella sua carriera No, credo di sì Eh, ma se a posto de Conte arriva Fammi un nome di, quel, di quegli allenatori lì Che giravano ai tempi Allegri <ride> No, no, stava all'almeno al Milan Aveva vinto il campionato al, al Milan Allegri, un altro, c'era un altro Ve lo dico nonno, no, ve lo dico io Che lo volevo, eh Sbagliato, non capendo un cazzo Ma ragazzi, gli errori si fanno Andres Villas-Boas io volevo Village Boas. Sapete perché? Perché straniero, faccino pulito, elegante, stile Juventus. De era un deficiente. Si cambia. Per, per fortuna, nella vita si cambia. Da deficiente si passa ad avere un senso. Village Boas, Marchisio con Village Boas. ha lo stesso sviluppo della carriera? Bonucci, Barzagli, Chiellini. Ma voi vi ricordate, ragazzi, mo ve la faccio bella lunga. Il più forte portiere della storia del calcio, o tra i primi tre portieri della storia del calcio negli anni in cui la Juve non va bene, è una persona depressa, è, è lo stesso portiere del, del ciclo che apriamo, è lo stesso portiere del ciclo che abbiamo di testa. Eh, perché il portiere, poi è una questione mentale dei portieri. Non Parliamo del più forte tra i più forti portieri di sempre. Lasciamo stare, ragazzi. Dai, lasciamo stare, parla pure nel libro. Ne parla. Lasciamo stare, leggiamo la chat. Leggiamo la chat. Io sono d'accordo che non si sta facendo nulla per migliorare sti ragazzi, però anche da, nel nulla c'è chi fa di più e chi fa di meno, ma certamente, ma, 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 ma è ovvio Black Mamba, ci mancherebbe altro. Secondo me non è che lo, non è Locatelli ad essere deludente che invece pensa che lavoro sporco per me Miretti invece non credo che sarà mai da Juve. Black Mamba. Miretti c'ha cioè 20 anni. Io spero che avrà una crescita. Fa in tempo. Non posso, io sarei scorretto. Me la prendo ogni spesso su questo discorso, me la prendo con Marpet. E saluto che lo so. quello che posso dire io è la prossima estate, una nuova guida tecnica mi dice: Guarda, questo qui non è in grado di fare questo, questo e questo. Lo mandiamo in prestito e poi vediamo cosa farne. Io sono d'accordo, va bene. Spero che, però, lo valuti un altro perché 20 anni e non posso buttarlo nel cesto, ragazzi. Non posso permettermi questa cosa perché è un patrimonio è un patrimonio della squadra Miretti eh, capisci? non lo so che poi ti giudizio da eh, Craft su Miretti io a prescindere su ogni ragazzo di 20 anni voglio che venga giudicato da uno diverso poi se questo qua mi dice signori non è buono e eh, vabbè lo buttiamo su Miretti che discorso vuoi fare Ale? per me la Juve tra l'altro opinione mia eh, mo adesso mi, mi, mi vinciate la Juve con Miretti in campo senza Rabiot, mo linciatemi palleggia molto meglio quel poco che sa fare lo fa leggermente meglio ma è un'opinione mia, Kraft stesso discorso di Locatelli con qualche dubbio in più perché Locatelli comunque in nazionale al Sassuolo ha dimostrato quello che poteva fare mentre Miretti però Miretti è più giovane quindi il discorso è lo stesso il discorso è lo stesso io lo vedo giocare e dico ok questo giocatore e quel tipo di giocatore lì ok più di questo non... cosa vuoi che ti dica il rendimento non... il rendimento prescinde da, da, dai discorsi su, su, sul valore de, 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 de del giocatore da solo più di questo non, non riesco a dirti una cosa che però posso dirti è che spero non vada in prestito se dovessimo cambiare allenatore se dovessimo spero, spero cambiare spero allenatore, che... io spero rimangano tutti quelli che ci sono, che nessuno vada a fare prestiti strani. Perché sono, poi sono, è un attimo che, che vai in prestito a boh, il Monza del prossimo allenatore che non renderà come palladino, ti deprimi e finisci pure magari in Serie B. Quindi teniamoci ristretti. Leggiamo altri messaggi. Non sono d'accordo sul successo di Bonucci. Non ha avuto successo, ha avuto culo. Sì, fai no. dieci anni di carriera con il culo Sì, ragazzi va bene vabbè se ci credete voi ragazzi e che vi devo dire ha avuto uno fa dieci anni bonucci non c'è un, un uno che, che guardiola avrebbe firmato per averlo porca troia ma qua ci dimentichiamo le cose qua ci dimentichiamo le cose ragazzi poi se attenzione senza fare ora riscrivere la storia voi mi dite la carriera di bonucci sarebbe stata tale quale con o senza Chellini potrei essere d'accordo con voi ma vale anche per Chellini però eh? per me il discorso bonucci Chellini è un discorso simile a Stockton chi, chi segue l'NBA degli anni 90 sa bene di cosa sto parlando Stockton e Malone chi è più forte Stockton o Malone e non si sa chi è più forte uno completa l'altro per me Stockton e Malone sono un'entità unica Stockton e Malone la stessa cosa vale per Chellini e Bonucci Michelini, più bravo, sicuramente tra i migliori marcatori del, degli ultimi vent'anni del calcio, nessun dubbio, come libero, ma sto utilizzando un, un, un parametro veramente dagli anni ottanta, no? Come giocatore con i piedi buoni che imposta, Bonucci non ne può di niente. Secondo me, entrambi si completano abbastanza bene. Bravissimo Antonio Conte ad aver dato una carriera loro due. Ma che vogliamo parlare di Andrea Barzalli? Vogliamo parlare di Andrea Barzalli? Forzburg 300.000 euro. Vogliamo parlare di Barzalli, ragazzi? Dai, non vi conviene questo discorso. Eh? Non vi conviene questo discorso. Fidatevi. Che non vi conviene questo discorso. Allora. Uh, risoluzione tra Spezia e del Gotti. Lo aspetta il Lecce contratto fino a giugno con opzione, con opzione. Opzione a favore di chi? Poi di Gotti o del Lecce? Ste cose non mi piacciono. Perché poi ho saputo pure... Craft, quando ti ho detto io che Lecce avrebbe cambiato allenatore questa settimana? Eh, ormai sono due settimane, però. È anche vero che. E ti avevo fatto no... anche dei nomi per l'estate, uno che ti piace a te purtroppo. Uno che mi piace a me. Sì, no, è anche vero che se non gli offri l'opzione per il prossimo ah, anno, giustamente. È difficile che ci viene Gotti. Gotti, poi se, se vuoi affidarla a Shevanton o a chi per lui è un no, altro. No, troppo discorso. fumantino Shevanton, ragazzi, troppo fumantino Shevanton. Leggiamo ancora qualche messaggio Scusa Fabio ma era malaugurata L'idea che non dovessimo andare in Champions E non mi dire solo che ci si va Che succede che te la pinder culo È come la scena di Verdone Ah nonna M'hanno fatto un buono E che vuol dire che te la pinder culo Che vuol dire Vuol dire che avrai soldi in meno eh, Avrai Meno Potenza di fuoco Cambierai comunque allenatore perché ci mancherebbe altro. E, e spero che non succeda. Tra l'altro, comunque, se non, andiamo, se non andiamo in Champions, ma ci andiamo, ma ci andiamo, e tra poco ne parliamo. E... Comunque, l'Europa ce l'hai per l'Europa League, ma non ci sarà l'Europa League perché andiamo in Champions. Non vi preoccupate. Allora, eh... allora, 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 leggiamo qualche messaggio altro. Anche per questo mi spiace che Barzelli è finito a fare il lecca culo di Max. Non riconosce, in realtà lo riconosce pure. Ma eh, purtroppo c'è la quota Allegri su Da tutti i media quindi va bene così da Versa. Si è giocato la carriera? sì. A a in Serie A, sì Non so se sei d'accordo tu, Ale, su questa. Già era, già era molto segnata. Vediamo tra le prossime neopromosse a metà. No, partire. ma Tutto allora vi dico, ragazzi, se c'è una presidenza, non vi parlo manco di dirigenza che ha che ha pazienza con gli allenatori e lecce. Non ha... Sticchi Damiani, durante la sua gestione, C, B, A, tipo, vi parlo di dieci anni, non ha mai cacciato un allenatore la stagione in corso, mai. Davvero se l'ho dovuto cacciare. Sei fottuto quando tu, quando tu fai una roba del genere, ragazzi. Degli Degliorossi, dopo lo schiaffo a Aich, che ha allenato più, ragazzi? Che cosa ha allenato più? Sono robe che purtro purtroppo, purtroppo, per fortuna ti segnano. Che purtroppo, per fortuna ti segnano. Eh, Villani con molta unità se, semplicemente, penso semplicemente che ci, se ci fosse stato un qualsiasi altro difensore normodato da Chigli e Barzalli con Buffon a coprire il culo avrebbe fatto meglio di Borucci. che ti devo dire io la controprova su questo non ce l'ho poi tra l'altro nel eh, Bonucci ha fatto bene in nazionale ha fatto bene no? Eh, non mi pare che sia un giocatore che non abbia status Bonucci, che non abbia avuto status su internazionale ne, su Bonucci se ne sono dette di ogni di ogni tipo e non può difendere in avanti, non può, non è un marcatore d'area di rigore. E so, può giocare solo tre, centrale. Nei, nei tre, che, che sia più bravo a tre che a quattro, è vero. però che sia più bravo a tre che a quattro, vero. poi ci ha vinto un europeo, è vero. Anche, 30, questo. 34 è vero anche questo, anni. è vero. Anche questo, è vero. Anche questo, direttore, chi è l'allenatore del per Lecce? Per il prossimo, anzitutto, l'allenatore del Lecce. Il prossimo anno non esiste senza la salvezza. Cioè, tutti questi discorsi non valgono niente se va in Serie B. Hai voglia a parlare, quindi, prima la serie A e poi la parliamo, eh, leggiamo, leggiamo ancora, leggiamo ancora. Eh, eh, C'era qualche domanda. Perché da aveva ancora una patria in serie A? Eh, chiedila a Pantaleo Corvino, ce ne avrei da dire sul Corvino, quest'anno va bene. Allora allora, allora, allora ti do questa notizia. Non so se la conoscevi, caro Craft. Mettiamo anche un sottofondo. Bon digi, 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 bon digi, bon. Lo sapevo, faccio un po' Pedulla Crisciello. Lo sapevi che Joshua Zirzè salterà dalle tre alle quattro settimane di campionato? e beh c'è anche la sosta di mezzo, quindi gli va sì, bene. Sì, e soprattutto dato che leggo, adesso è finito il Bologna. Il Bologna, ragazzi, nelle prossime tre c'ha queste partite. Ora magari le perde, le pareggia, non lo so, c'ha venerdì l'Empoli in trasferta. Poi Top. Bologna -Salerni... Bologna Salernitana, tre che... punti facili la Sedana l'1 aprile e poi Frosinone e Bologna, 7 aprile 6 punti facili quindi ne perde, uno la perde quindi, con l'Empoli almeno 6 almeno 6 <coughs> eh, quindi no, bisogna parlare ragazzi del calendario della Juve il calendario della Juve dice Genua eh, ti faccio questa domanda tu che lo segui più di me Giardino la può mettere in difficoltà, sta aiuta. Secondo me sì, secondo me sì, io, guarda, tolta la Salernitana, secondo me, può mettere in difficoltà. Chiunque può mettere in difficoltà, questa Juve. Uh, vediamo come ci arriva dalla partita, perché il Genoa ha fatto una partita un po' strana contro il Monza. Che boh, sai, magari toglie un po' di certezze da quel punto, dal punto di vista dell'autostima. Però. Io continuo a dirti che... Allora, fino a qualche fino a un mese fa ti avrei detto, ti avrei confermato quella cosa che ti dicevo già a inizio anno, uh, che Gilardino si, si, si candida per essere il miglior, il miglior allenatore degli ex giocatori del Mondiale 2006. Degli Io italiani. su questo lo, sai che se non sono tanto d'accordo. Perché... Te lo te te, avrei detto... Te fino a un mese fa perché poi adesso sto uscendo De Rossi sta venendo fuori De Rossi che è veramente se non so se volevi parlare anche di questo, di ieri sera dopo la partita, è veramente un piacere sentir parlare di De Rossi sì. al di, tra l'altro al De Rossi la in campo. ieri De Rossi dice una cosa molto particolare perché ieri De Rossi passa a tre dietro dopo un mese di difesa a quattro e dice dopo la partita i miei calciatori stanno rigettando la difesa a 3 dopo che sì, ha, di ha detto questo e ha detto anche bene o male perché a 4 è il mio modulo preferito ascoltate si riscontrano no ascoltate e si riscontrano e torneranno utili una correzione anche una correzione perché non ha detto a 3 ha detto a 5 mm. perché poi il eh. discorso è sempre quello in realtà non eh. ma è mai a 3 sempre a 5 chiaro chiaro ha detto chiaro a 5. chiaro 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 eh, quindi ripeto ascoltateli bene questi discorsi perché poi ci torneranno utili ragazzi ci torneranno utili craft come miguel con il calendario bianco nero. allora eh, ti chiedo dato che ieri l'allenatore si è permesso di dire abbiamo guadagnato un punto sul bologna ti chiedo se questo punto con la sconfitta del bologna deve stare più tranquillo per la champions craft quanti punti sono? 7 adesso in questo momento la Juventus ha 58 punti Bologna quarto, ne ha 51 io a questo punto parlerai, parlerei di, di sesto posto cioè. la Juventus ha 11 punti di vantaggio sull'Atalanta, io penso che alla fine, alla fine andranno in 5 le squadre in Champions League, guarderei più, più il sesto per me arriva tra le prime 3, mi arrivo a dire però se proprio vogliamo guardare L'obiettivo Champions League da raggiungere eh, di Riff o di Raffa. Guarderei il sesto posto, ci sono 11 punti di vantaggio. Tra l'altro, l'Atalanta non ha nemmeno eventualmente un vantaggio di scontri diretti. Perché entrambe sono finite in parità quindi 0 a 0 a Bergamo e 2 a 2 a Torino Contra la differenza resi, sì. non no, credo. No, che... no, 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 Come no, 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 no. c'è lo scontro diretto, credo, fanno lo scontro diretto, credo. Eh, entrarmi in parità spareggio, spareggio, eh, penso. farebbe ridere. No, vabbè, comunque non... eh, mi sembra assurda come ipotesi, sinceramente. Quindi, per, per te la 15... Champions non è messo: 10 punti, punti di vantaggio in 10 partite. Mi sembra veramente assurdo. Uh, per la Champions non c'è spareggio, e quindi, qual è il primo? Il primo? Eh, per lo spazio, eh, quindi, qual è il um... La metodologia, gli scontri diretti? Vabbè. vabbè, vabbè, vabbè. Fatecelo sapere. Sì, lo so, ragazzi. È da stamattina che vi dico che Gotti, l'allenatore del, del Lecce, uh, Palladino, zitto zitto, è decimo con un monte di calciatori normalissimo. Per performance pazzesca, ci dicono in chat. Mm, per me, per me sì. non sta facendo male, ma eh, penso che ci sia qualcuno più, più pronto per le grandi panchine. Lo aspetto al varco ancora. E il, signor, uh, Palladino, il signor Palladino uh, va bene, va bene, va bene. va bene, Siete sicuri al 100% che la Juve avrà, avrà 5? Eh, se allora il ranking UEFA ci vede al primo posto con ancora tutte le squadre tranne la Lazio e vediamo domani il Napoli, che però beh, speriamo che non passi questo cazzo di roba del Mondiale del Club. Eh, che se la deve giocare eh, il quinto posto in Champions? Arriverebbe se l'Italia arriva tra le prime due ed è in testa. C'ha un vantaggio credo in questo momento rassicurante dalla... rispetto alla Germania, vi dico di sì. Cioè, eh, non, è, non è impossibile, non è impossibile, impossi ma è molto difficile. Eh. Non abbiamo cinque squadre in Champions. Ok, no, la lotta a salvezza non. non, non Do una brutta notizia a Craft. Poi, secondo me, magari si salva. Ma il calendario dell'Empoli è complicatissimo. È complicatissimo il calendario dell'Empoli quindi non lo so. Uh, come vedresti, Gasperini, con i nostri giovani Craft? Ti chiedono in chat, no, Gasperini, lasciatelo stare, lasciatelo in pace. Dov'è? Io, io cambierei anche tra le altre cose. Se fossi l'Atalanta, cercherei okay. un Tudor al più presto. Il Barça passerà col Napoli? Non passa con il Napoli. Con questo Napoli, la vedo dura. Eh, perché... Varrebbe pure il discorso diverso. Se il, il Napoli non passa con questo Barcellona, sì, ma di base, cioè, con, con le squadre nel loro miglior, come dire momento di forma, il Barcellona è favorito per cui se non passa in questo caso. Eh, la situazione. Allora, anzitutto, rispondo a questa domanda. Secondo voi, se il prossimo allenatore farà bene, cosa si inventeranno i vari Sabatini Saranno e Tazzaroni Saranno no, ma non Come hai tu. capito Non hai capito assolutamente nulla Non hai capito assolutamente nulla Quando te non faranno gli Ignori, E smetteranno di commentare la Juventus No, la Juventus sta rubando il campionato Ruba il campionato La Juventus ruba È facilissimo Anzi, sì, è proprio un riposizionamento Ma di quelli proprio talmente facili ma talmente facili. Il prossimo anno, se c'è un rapimento internazionale, ti dicono: Ma sai che forse questo calvo? Indaghiamo su Calvo è un rapitore? Mi dissocio ovviamente. Se c'è un attentato nel mondo, mi dissocia tutti gli attentati. Ma questo calvo, a questo giuntoli, che faceva la sera del 27 maggio? Lascia stare, non hai capito nulla, amico mio. Non sto hai capito nulla, sto amico mio. un attimo i. Perché nel Barcellona mancano Gavi, Pedri e De Jong, quindi dovrebbero giocare Fermin sì. Lopez con Gundogan e Oriol Romeo. Sì, credo di sì. Scusate, ma in che senso 2 più 1 Gotti? Ma che cazzo? Di 2 più 1. 2 più 1. Ma che sono so, so scemi? Sono scemi. 2 più 1 mi sembra esagerato. No, 2 più 1 no dai, come, come 2 più 1? Cioè, questa no, stagione, la prossima più un'altra. No, secondo me si sono sbagliati. Perché so che Corvino ha, ripeto, Corvino ha altri nomi per l'estate. Poi non lo so, non, non, non lo so, eh. Ah no, è... è ma son de sono un depil... Posso dire, Nemesi, mi hai beccato. Nemesi, mi hai beccato. Che coglioni che siete. Andate a fare in culo veramente. Ma non mi potete far venire il crepacuore così, però, voi, eh. Non mi potete far venire il crepacuore. Ma ha fatto cagare in mava va bene va bene <ride> va bene va bene va bene anche questo è un momento giusto delle nostre dirette va bene così allora 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 che è sta domanda non basta le domande di tutti coglioni sto scherzando ovviamente secondo voi la prossima stagione l'EB e avere Gimentino che è, bee, è, il G20, no, è il Juventus è il Giovanni Albanese perché Giovanni Albanese poi che cosa c'entra? mi caccia la piattaforma su saranno family and friends no perché non, perché non siamo. Non, non me ne frega un cazzo di queste cose a me, sinceramente. Non me ne frega assolutamente nulla. Vuoi rispondere tu, Craft? Vuoi essere family and friend con Leandro? Io continuerò non a non so. seguirli. Perfetto. Finito perfetto avresti. Allora ehm, decidete voi cosa possiamo fare. Io ho il contenuto di Sergio che, che è bello da vedere. Poi, poi eh, c'è la lite ad anni. Collovati, per me c'è tempo per entrambe le cose, ma dite cosa volete. C'è stata una lite tra Adani e Collovati, però me la dovete postare su... Ma, ma no, un, un faziosi croccante non ce l'abbiamo. Un faziosi croccante, un faziosi. croccante, tu mi dici... Speziato, retrogusto. Allora, no, per, no, perché va in diretta... No, non va in diretta. No no no, 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 no. Scusate, ho sbagliato io. Ho sbagliato io. No, va in diretta alle 21.05. Eh, con questo, no, facciamo un po' di pubblicità perché non se lo guarda mai, lo guarda mai nessuno. Mi, mi dispiace a me, no, lo dico seriamente. Alle 21.05, se non c'è niente da fare, eh, c'è lui, colpa dello stadio, colpa dello stadio perché ridi? Che cazzo ridi? Sono pazziosi per sgrassare ieri ha detto Allegri che lo stadio non ha aiutato io dico questo fate la clip su questo perché magari poi la registriamo su, su Twitter dopo se Allegri avesse allenato la Juventus e la Juventus non giocasse a Torino ma a Prosinone, Catanzaro Palermo eh, Foggia, Benevento, Salerno, eccetera. Questo lo vorrei vedere. Io credo, io credo, quello te lo va a cazzi tuoi perché non abbiamo il tempo oggi. Più che altro, io credo e lo ribadisco. Che il signor Allegri, non sto dicendo che è una cosa giusta, sbagliata, dico, se faccio semplicemente la cronaca. Il signor Allegri dovrebbe gioca girare nella sua vita privata con la scorta. Io credo che Allegri girerebbe con la Digos dietro, altrimenti non potrebbe girare perché è un allenatore che dice: Io non posso vincere qui alla Juventus. Eh, un punto sul Bologna. Se volevo vincere, andavo altrove, altrove, eccetera.. Io credo che in altre piazze non potrebbe giocare, non potrebbe girare liberamente. Vi dico semplicemente che per un, per un momento di due mesi, no? sbagliati da Versa a Lecce, ieri tutto lo stadio, tutto, tutta, pur, chiaramente a parte la curva nord e poi tutto lo stadio, mi sono unito anche io, è stato l'unico momento bello che io avevo il cuore pieno di orgoglio. Sì, battene da Lecce o oh, da Versa battene da Lecce e infatti la testata, ve la racconto perché la gente magari non si rende conto, la testata, non dico che gliela tira il via del mare al povero Henry, che poi testata non è manco stata testata ma lui perde la testa perché per dieci minuti gli ultimi dieci minuti quando c'era il recupero tutto lo stadio gli faceva dei cori contro e perde la testa per quel motivo lì eh. perde la testa per quel motivo lì mm? Baroni ba no no sta roba avete rotto, rotto un po' i coglioni tutti Baroni si è dimostrato l'allenatore che è pure ieri Baroni è un catenacciaro eh. come ha vinto la, avete visto la partita io l'ho vista voi l'avete vista un tiro deviato, eh ragazzi. Non ha fatto niente il Verona. E lei ci ha fatto anche peggio. E lei ci ha fatto anche peggio. Ma, mo'. Merita a Baroni perché li sta salvando con la squadra venduta, eccetera. Cioè. Io, Baroni, non mi dimentico. Sei partite senza tirare. Sei partite senza tirare in porta. Non, non sto dice, Anzitutto, Baroni è una brava persona. Io l'ho sempre detto, brava persona. Poi, le sue squadre. Le sue squadre non mi piacciono come gioca. Bravissima persona, bravissima persona. Non mi dimentico sei partite senza un tiro in porta. Non me lo dimentico io. Va bene? Ok, perfetto. Discord che ci mostrano la lite tra Adani e Collovati e poi terminiamo eh, il lo spazio, lo spazio dedicato a YouTube. Terminiamo lo spazio per YouTube e andiamo solo su Twitch con il video di Sergio. Allora dura un po' questo video, però eh? ve lo devo solamente far ascoltare perché altrimenti potremmo avere dei problemi. Ve lo facciamo ascoltare, a, a, Dani. Poi queste robe disintegra, eh, colonali. Che cazzo devi disintegrare? Leggiamo. Anzi, sentiamo, sentiamo, sentiamo. Se ci annoia, lo togliamo. Prego. Anzi, eh. A Napoli oggi ha tirato tanto in porta più delle avversarie, ha raccolto un punto ti porta a dire che ha una rosa mediocre allora io vi chiedo quante squadre hanno una rosa sulla carta più forte della Juventus oltre all'Inter ragazzi no, non è un'analisi come la tua no, non è, è facile un è un'analisi che un argomento il Napoli giocava con Rachmani eh, con Mario Rui, eh, conoscevi questi giocatori? Conoscevi eh, Mattias Olivera, Non eh, lo conoscevi? Era un, conoscevi sì, schela, Cioè i giocatori presi dal Napoli erano giocatori presi quando sono arrivati molto inferiori a quelli che giocatore. ha dato via. Ecco i baligli, insigni, Merdi, Fabio Rui. Allora, gli no, negli ultimi tre anni probabilmente sta fallendo sì, sì, l'obiettivo. No, ma no, io devo analizzare... Infatti io dimentichi che negli anni precedenti... Ma per questo Fulvio, io che in questo... Dimentichi che ha vinto... Sì, è nell'era del mesozoico ormai. Allora, prendiamo, prendiamo José Mourinho, perché ha vinto il Triplete 14 anni fa. Dai, ragazzi, ma che... Analizzo il percorso storico della Juve. Di no, è anni. al massimo il volume, eh, ragazzi. Per esempio, io sai quando è che non sono d'accordo con lui? Al di là mm -hmm. di quando vedo far passare per buono un gioco non buono. Per esempio quando dice, abbiamo guadagnato un punto sul Bologna abbiamo ottenuto a meno 11 l'Atalanta ma quelle sono le dichiarazioni del dopo eh, partito e cosa che facciamo io, allora? tu, di cosa tu, parliamo? Io, tu, dici oh, sì. eh, eh. tu dici gli scudetti eh. che lui eh. ha vinto eh. tu dici gli scudetti eh. che lui eh. ha vinto ma non te... però gli scudetti sono il passato certo. nel calcio il certo. passato non conta ma cosa vuoi se sei dire, stato però... un grande allenatore e hai vinto tanto non è detto che tu ti evolva eh a seconda dell'evoluzione facciamo finale. rispondere Penso anche Alberto il... Rimedio che la Ma spiega con lo... Alberto Rimedio ha preso eh? dal Napoli il Milan quanti punti ha preso? Ma Infatti è stata no, il campionato su. le 12 sconfitte di metà cioè, dall'anno scorso le, sono in una cosa eh? tutto se no è il primo che vince dovrebbe vincerlo voglio dire Ma Inzaghi ha avuto un'evoluzione nel corso di questa settimana, la rosa era questa ha preso 30 punti No no a parte che la rosa non era superiore però la rosa l'anno scorso era superiore No, è cioè, per questo dico Allora, quell'evoluzione allora, di, Ragazzi, quell'evoluzione di cui, è cui è parla Alberto enorme. Si chiama lavoro e ogni volta no, no, bisogna no, ricordarlo no, no. alla quale voi ma è un, è un fattore, Lele, non puoi sempre parlare di cultura del lavoro, ma ah, perché Con chi va in campo a lavorare, non allora, la... noi ne parliamo, Aspetta, usiamo la botte la cultura del parole. lavoro di un allenatore che per 5 anni ha vinto. Cioè, assolutamente, vuol dire? no, no ma io, infatti, in ma io non mi ho mai tolto quello. Fulvio. Fulvio, non gli ho mai tolto il non gli ho mai tolto quello. Ci mancherebbe ha vinto esatto. Posso essere cattivo? Però, po sai, molto io. poco interessante, comunque, come Sì, discorso. sono d'accordo. Eh, vi dico semplicemente questo: il signor Collovati, grandissimo calciatore, campione del mondo dell'82 e grande difensore del, degli anni 80. Eh, capisco tanti, tanti, tanti e tanti motivi per cui non sia diventato, dopo la sua esperienza da calciatore, un grande professionista nel mondo del calcio. Non dico altro: ha vinto, ma vincerà e questa è la considerazione? Ma non può vincere con questa squadra. Ma ti rendi vince. conto che c'ha cinque ragazzini in campo del 2001, 2003, 2004? No, Alberto, Perfetto, certo. Mentre poteva vincere il Milan con Messias, sale makers, Brunic, eh, Tomori che viene dal Chelsea, fuori rosa, Calulu, questi ragazzi qua, Calabria con questi ha vinto il Milan. Guarda cioè ragazzi, tu Adriano, tu te lo, detto, ma, ma la Juve non vince più. La Juve non vince più, ragazzi, sai come funziona il calcio? Sì. Funziona che hanno 28 allenatori, hanno 20... quello che fa i portieri, quello che fa la difesa, quello che fa l'attacco poi quel... comincia la partita cross goal. Ma cosa abbiamo fatto tutta la settimana? Vabbè, dai, Fabio togli no, starò, Questo era, togli... ragazzi, Eraldo Pecci che non togli togli voglio togli rollo, rollo, togli no. no, aspetta, mancano tre minuti, ragazzi. vediamo si è distratto lo stopper, ha sbagliato il portiere e che ci vuole? Lo stopper buono e il portiere buono e poi si fanno prima a capire mm, sì. lo stopper buono e eh, il portiere buono però sì. qui è no, una, se una, una, una sentenza è ammaliato Adriano sì, ma nessuno discute dell'importanza dei giocatori, è ovvio, perché ma... diciamo una banalità, perché è logico che se Guardiola allenasse la Salernitana ricordando l'ultima squadra in classifica non è Alberto, che Alberto non sta accadendo questo in Italia, Italia. Albe, scusami, no, no non è corretta perché non è completa perché voglio sapere se la Juve avrebbe preso Rachmani, no, ma... Juan Jesus, Calulu, no, ma... Kier. Non li ha presi perché ha, pre ha preso Bremer a 5 sì, ma Quindi, quindi allora, la Juve ha i giocatori per vincere. Una, Se una... voi dite il contrario, no, sbagliate, no, ragazzi. Ha i gi gi giocatori guada, per giocatori vincere giocatori perché Napoli per dire. e Milan hanno vinto. Con sono i giocatori, giocatori, giocatori per cui reputate scarsi. Ha vinto. Mi devi dire quali sono i giocatori della Juve attuali per vincere. Ragazzi, ragazzi, no. Con chi hai vinto, ma con chi hai perso? Guarda gli avversari, La Juve non fa il campionato contro Liverpool e Mezzanotte. Lo fa contro squadre hanno giocatori in inferiori, 27-8 campionati, un no, Napoli no. un po' meno, giustamente molti meno, men. aspetta, un aspetta un secondo. No, meno, molti meno, molti meno, molti meno, di meno, molti un molti meno, 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 molti dagli questa squadra, la Juventus a Simone Inzaghi Secondo te ottiene gli stessi risultati? Dopo tre anni di lavoro, secondo me, ottiene molti risultati. Molti risultati, forse anche meno di tre anni. Non parlare con i sei, io parlo con i fatti. No, ma Io parlo con i fatti di Simone, Mario. Oh, facciamo lo scambio adesso. Me lo prendo? Ha eh? vinto il Napoli. Ha vinto il campionato, insomma. Vedancé Don Leo, questo discorso qua, no, ti sto digendo, così bene, Quara seca, ha detto mi... permi, "Fermi, fermi tutti!". Eraldo Pecci, Quara ha detto oh, fermi!". Ascoltate bene, ascoltatelo bene, oh! Qua ti sto digendo, così bene, Quara Ma dai, ragazzi, voi vecchietti del Map e ciò vi ascoltiamo di nuovo ma ma questo, questo discorso qua ti sto no, dicendo è così bello di che c'è di questo i che vedere gatti, di preme, di Costa, è qua. indiscutibile che eh, la rosa dell'Inter sia superiore alla rosa della Juventus quando sono venuto l'ultima volta no, no, che la rosa dell'Inter è vero, è ragione Fulvio è altrettanto indiscutibile che con la rosa che ha a disposizione la Juventus Fulvio, sì, doveroso, è la, la domenica sportiva, Johnny. scusami, una crescita. Mi, mi sto, mi sto seguendo perché sì. ci perché avevano allora, tutta questa no, volta, Non parla sempre di tennis. Guarda, risate Vabbè, ragazzi. siamo rotti coglioni. Davvero, non c'è non c'è niente di meglio da invitare in televisione a parlare. non è che da posso dire che non è che da son Abbia un contenuto così più elevato no, no, eh... a te. Tu sei uno skaista ti posso definire sei uno skaista e Bonanno e sono... di Marzio. E se poi, 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 ieri mi hai detto che ti piace il club bravo. quando non parlano di Juve, bravo. E poi, e ma, ma sottoscrivo, perché? sottoscrivo mm. Mm. no. Io, ieri, allora, io, ieri per tre quarti d'ora hanno parlato prima del, della partita della Roma, Fiorentina-Roma. Poi hanno parlato dell'Inter e poi hanno ascoltato, hanno sentito parlare dei Rossi. Io per tre quarti d'ora mi sono divertito a sentir parlare di, di calcio, anche Caressa, anche il prossimo Bucciantini magari averci, a, averci lo stile, uh, la bellezza di Bucciantini. Uh, Pure la bellezza, lo invito. Io Dimmi mi, so, io mi di sono divertito, sì, io mi sono divertito. Io per tre quarti d'ora mi sono divertito a sentire parlare di calcio. Poi sono arrivati a parlare della Juventus hanno oh, iniziato... ma ti ricordo Caressa, il club, Klopp è un perdente, prima che poi vincesse tutto. Vabbè, no, ma... Perché... Che... Dici, Caressa... nelle, altre, nelle altre si va di calcio. Caressa, Caressa è solamente l'encore diritto... man di quella trasmissione. Caressa ha il diritto alle sue opinioni. Canse... Tiettelo Cansello, me mepio si... me Lazzari. Va bene, che devo divertire. Non ti, non ti voglio attaccare, però voglio dire la linea comica, sì, linea comica se, 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 se fa il comico Bravo, il, il, co, il conduttore però ragazzi è il conduttore, a me come telecronista d'altro piace Caressa e allora visto che ci siamo, sì. visto che parliamo di un popular opinion, posso dirtene sì. un'altra sì io ascolterei parlare sempre lo zio Bergomi non è così un po non è un popolare, ok no, eh, ne capisce, è trattenuto Molto trattenuto alle sì, sue di scromatico, ma chiaramente in televisione alcune fisse che ogni tanto, eh, però sono d'accordo. Sono d'accordo, ragazzi. Accendi la luce. Salutiamo YouTube. Anzitutto, attivate la campanella delle notifiche, la lasciate un like e piazzate un commento sotto questo contenuto. Saluta Craft, ciao e noi per Twitch però restiamo. Ah, ciao YouTube perché... scusami. Ciao, ciao, YouTube, YouTube. ciao YouTube. Ciao YouTube, ma su Twitch rimaniamo perché tra poco abbiamo un contenuto interessante da vedere. Stacchiamo.